Non so se voi guardavate Star Trek, ce l'avete presente Star Trek? Ok. Il dottor Spock, quello con il dottor Spock con le orecchie, cos'era? Vulcaniano, forse. Vulcaniano, sì. C'era un episodio che io lo vedevo quando ero ragazzino, direi, che mi aveva molto colpito, perché in questo episodio, sapete che in Star Trek c'era la nave, come si chiamava? Enterprise, benissimo, che si spostava tra le galassie in questa missione quinquennale. Mi è rimasto sempre impresso questo, vi ricordate nella sigla che diceva così? E nella sua missione, appunto, incontrava specie di altri mondi, specie intelligenti. E mi aveva colpito una volta che avevano incontrato una specie che aveva questa capacità di comunicare in modo intracorporale, cioè gli esseri di questa specie entravano proprio uno nell'altro a livello mentale, entravano uno nell'altro. E quindi c'era una connessione piena. E appunto, in quell'episodio questo essere era entrato, non mi ricordo per quale motivo, nella mente di Spock, e il dottor Spock, prestava la voce a quest'essere, e quest'essere diceva: Ma come siete sfortunati voi? Ma come dovete sentirvi soli? Voi che non avete questa possibilità di entrare l'uno nell'altro, come dovete sentirvi soli? Mi aveva colpito questa cosa qui, perché effettivamente, pensate, se avessimo la possibilità di entrare l'uno nell'altro, forse sarebbe anche un po' spaventoso, entrare nella mente l'uno dell'altro vedendo i pensieri più reconditi, più nascosti, più segreti, però sicuramente sarebbe, come dire, una fusione, una comunicazione molto più profonda. E noi che cosa abbiamo per supplire a questa mancanza che invece quella specie aliena ha? Noi abbiamo la bocca e abbiamo le orecchie, che ci permettono in modo superficiale o profondo, a seconda di come parliamo e a seconda di come ascoltiamo, di entrare in comunicazione. Però davvero possiamo entrare in comunicazione molto profonda e possiamo esprimere le nostre gioie, possiamo esprimere le nostre speranze, le nostre preoccupazioni, oppure possiamo semplicemente parlare anche del più e del meno. Anche quella è una forma di comunicazione elementare, però comunque bella, ecco. Però adesso, prima di continuare, vorrei farvi fare un piccolo esercizio. Vi chiedo di scegliere di mettervi a coppie. Mettetevi a coppie, quindi. Chi è magari, chi non ha nessuno, vada a cercarsi qualcuno. Ecco, e mettetevi vicini a coppie. Allora, adesso dovrete fare questa cosa qui. Uno dei due comincerà a fare questa cosa qui. Guardando in faccia l'altro, dovrà raccontargli la sua giornata. Io prendo il tempo. Un minuto facciamo. L'altro dovrà fare di tutto tranne che ascoltare. Ok? Quindi all'inizio magari guardatelo un po' negli occhi, all'inizio, poi tirate fuori il cellulare, prendete il portafoglio, controllate tutti quei 12 scontrini del 2012 che avete ancora nel portafoglio, poi pensate agli affari vostri, guardate intorno così. Ok? Quindi quello che deve parlare non deve mai fermarsi di parlare, deve continuare raccontando la sua giornata, che cosa ha fatto dal mattino fino a stasera. E l'altro deve comportarsi in quel modo. Avete deciso chi comincia? Pronti? Momento di silenzio, siete tutti pronti? Avete deciso chi comincia? Via! Ottimo!
Ok, il minuto è passato. Adesso potete vendicarvi. Si invertono le coppie. Un altro minuto, ok? Via. Ok, bene. Allora, com'è stato? Piacevole? Siete riusciti a parlare nonostante che l'altro non vi ascoltasse? O a volte veniva proprio da non riuscire a, non so, ci si bloccava a volte, immagino. Qualcuno di voi si bloccava, alzi la mano chi si bloccava, chi non è riuscito a parlare proprio senza interruzioni. Invece le donne forse sono riuscite. Come? Addirittura è stato difficile non ascoltare. Ma tu allora sei già su un altro pianeta. Va bene, dai, era un piccolo esercizio così goliardico, però nonostante a me stupisce sempre, anche quando mi capita di farlo anch'io, mi stupisce sempre che nonostante sappia che è un gioco, comunque è fastidioso e comunque non riesci proprio, ti muoiono proprio le parole in bocca, a me a volte succede così. Perché si percepisce proprio appunto quello che questo esercizio vuole farci sperimentare, cioè questo non ascolto. E immaginate cosa succede, forse ne abbiamo fatto esperienza purtroppo qualche volta, quando questo accade non per gioco, magari non in questo modo così plateale, non penso che accadrà qualche volta in questo modo così plateale. Però a volte succede. E questo come ci fa sentire quando ci succede? Se pensiamo a una volta che ci è successo qualcosa di simile, ci siamo sentiti arrabbiati, probabilmente, ci siamo sentiti tristi, ci siamo sentiti impotenti. Perché quando specialmente hai qualcosa di profondo da dire e percepisci che all'altro proprio non interessa, non ti ascolta, è qualcosa che ci fa sentire arrabbiati, tristi, impotenti. Forse qui abbiamo sorriso, però ci siamo sentiti un po' strani, un po' straniti, no, da questa esperienza. Ma quando accade invece dal vivo, nella vita reale, ci sentiamo soli. E in tante occasioni ci sentiamo soli quando non riusciamo ad esprimere ciò che vorremmo esprimere. Ci sentiamo soli quando sentiamo che non possiamo essere noi stessi in modo genuino in una relazione. Ci sentiamo soli quando siamo incapaci di chiedere aiuto. Però, come dire, queste a volte sono limiti nostri, comunque in una relazione, per cui a volte se percepiamo questo in una relazione non è solo perché non ne abbiamo noi la capacità, ma forse perché sentiamo che l'altro non è disponibile ad accogliere la nostra comunicazione. E quando abbiamo appunto questo desiderio però invece di esprimere ciò che proviamo, di essere noi stessi, di chiedere aiuto, di mostrarci come siamo anche nella nostra parte più fragile, e dall'altra parte non c'è ascolto, è proprio un'esperienza profonda di frustrazione, di tristezza, di solitudine, e che a volte diventa anche rabbia quando magari la cosa dura nel tempo, a volte diventa addirittura malattia, perché quando non c'è comunicazione nelle famiglie, nelle coppie, a volte sorgono proprio problemi di natura mentale. A volte, molto spesso, c'è qualche studioso di comunicazione, di psicologia, che dice che la maggior parte delle patologie psichiche vengono proprio da un'incapacità di comunicare in qualche modo. E così sono tanti gli atteggiamenti che ci impediscono invece di ascoltare in modo profondo. Oggi proviamo questa sera a vedere un po' di questi atteggiamenti per cercare nella nostra vita di tutti i giorni magari di esserne consapevoli e se possibile di metterli da parte. Quindi in una prima parte vedremo un po' qualche atteggiamento che ci blocca nella nostra capacità di ascoltare, poi nella seconda parte invece una riflessione un po' più positiva, diciamo, anche se le due cose sono intersecate. Molto spesso
banalmente ci distraiamo quando l'altro ci parla. È vero o no? A volte ci distraiamo. E magari in casa, magari l'altro ci vuol dire qualcosa, però noi facciamo dell'altro. E poi non so se vi sarà mai successo che sei lì che parli con un amico e squilla il cellulare. E subito l'altro va, prende il cellulare. Un attimo solo, controllo perché sai, eccetera. E va bene. E poi lo posa, poi dopo un po' di nuovo squilla. Vabbè, dai, lo metto silenzioso, metto la vibrazione. E poi tant'è ti rendi conto che ogni volta che arriva un messaggio, uno squillo, una vibrazione, l'altro si assenta per un attimo, per quanto ci metta la buona volontà di ascoltare, però i cellulari oggi come oggi, molto più delle vecchie cornette, ci portano ad essere distratti, anche perché hanno proprio questa capacità i cellulari di attrarre la nostra attenzione, perché dice è arrivato un messaggio, che cosa mi perderò se non lo guardo subito, quella faccina sorridente con le lacrime dagli occhi, che cosa mi perderò se non la vedrò immediatamente, no? Fa un po' sorridere, però siamo tutti così, siamo tutti ammaliati da questo strumento, a prescindere dall'età anche, io credo. Voi ce l'avete tutti il cellulare? Tutti quanti, mandate tutti le faccine su WhatsApp, penso, no? Tutti quanti, sicuramente. Non mandate troppi buongiorni e buonanotte, però, soprattutto se non sono richiesti, mi raccomando, non esagerate. Ogni tanto sì, vabbè, però c'è anche qualcuno che l'utilizza in modo così per sentirsi più vicino agli altri. E allora forse quando ci distraiamo in questo modo qualcosa potremmo fare, quando specialmente c'è qualche dialogo importante, possiamo silenziarlo il cellulare, possiamo metterlo via, possiamo smettere di fare quello che stavamo facendo, magari smettere, se percepiamo proprio che l'altro ne ha bisogno in quel momento. Questo è un grande dono che possiamo fare all'altro. Così come possiamo essere attenti al nostro corpo quando siamo di fronte all'altro. Io una volta mi sono reso conto, anni fa, non per questo non lo faccio ancora, a volte me ne rendo conto, che a volte una persona mi parla e io sono già rivolto da un'altra parte, perché magari c'ho quell'urgenza, c'ho quel pensiero, c'ho quella cosa che devo fare, e allora anche il nostro corpo può dire la vicinanza, può dire la recettività dell'altro, l'apertura, no? Il disarmarsi un po' di tutte queste cose per essere più disponibili all'ascolto. E poi ci sono altre, queste erano un po' le distrazioni esteriori, no? Se vogliamo, poi molto di più ci sono le distrazioni interiori, perché la nostra mente è fatta così. E a volte l'altro ci parla e la nostra mente funziona un po' come il web, no? Tu vai in una pagina e poi c'è un link, tu clicchi, ti trovi in un'altra pagina, poi clicchi ancora, ti trovi in un altro sito ancora, che magari non c'entrava niente col punto di partenza iniziale, no? E la nostra mente è così, per cui una persona ci dice, sai, martedì ho un colloquio di lavoro, sono molto preoccupato, e tu cominci a pensare, aspetta, martedì devo pagare la bolletta. E certo che in questo giorno sarà, in questo periodo sarà anche più salata del solito. Che buone però le acciughe salate che ho mangiato l'altro giorno. A proposito, l'altra sera, per martedì sera mio marito ha invitato a cena i suoceri, cioè i suoi genitori, i miei suoceri, che cosa preparerò da mangiare? No, la nostra mente vaga in continuazione, perché siamo proprio progettati così, siamo progettati per cogliere il significato delle parole che ci arrivano e per collegarle un po' al nostro mondo interiore. Per cui è una cosa assolutamente naturale che succeda così. Molte persone, magari di una certa età, vengono a confessarsi e dicono, sa reverendo, io mi distraggo spesso durante la preghiera. Ma è la cosa più normale, più naturale del mondo. Come si fa a non distrarsi durante la preghiera? Anzi, durante la preghiera vengono in mente tutte le cose più incredibili, no?
La preghiera è proprio un momento in cui tu potresti metterti lì a scriverti tutte le cose che devi ricordarti perché ti vengono in mente tutte. Ma anche questo è abbastanza naturale, perché nella preghiera uno tenta un attimo di liberare la mente e nel momento in cui la libera dai pensieri, diciamo, volontari, ecco che si affacciano come scimmie impazzite tutti gli altri pensieri. Ma non dobbiamo confessarci di questo. E quindi cosa accade in quel momento? Distrazione su distrazione, il nostro giudizio su noi stessi. Sto pregando, mi distraggo, guardo un po' che mi distraggo e mi giudico, oppure sto parlando con quella persona, oh mannaggia, mi sono distratto, non dovrei distrarmi, ma non è che puoi scegliere di distrarti oppure no, certe distrazioni le puoi mettere da parte tu, quelle fisiche, quelle materiali, e certe altre semplicemente forse dobbiamo accoglierle serenamente come nuvole che passano, le lasciamo passare, poi magari respiriamo un attimo, ci concentriamo di nuovo sul respiro, sugli occhi dell'altro, su una spilla che c'ha e poi ritorniamo con la mente lì. Queste distrazioni non è che possiamo farci molto e non dobbiamo giudicarci per questo. Poi un altro intralcio all'ascolto qual è? L'interrompere. Io non so se a voi vi capita a volte di interrompere. Alzi la mano chi a volte interrompe qualcuno mentre gli altri parlano. Quasi tutti, penso. Quasi tutti. A volte non ce la facciamo proprio a non interrompere. E anche lì, forse è un po' una conseguenza anche di tutti questi collegamenti mentali, no? Lui ci dice una cosa, a noi ce ne viene in mente un'altra, poi ci viene in mente la nostra, sai, anch'io, quella volta, però, eccetera. E così interrompiamo. Allora, qui vi suggerisco un paio di atteggiamenti molto concreti che ci aiuteranno a non interrompere più le altre persone. Dovete dotarvi di un tubetto di Super Attack. Poi dovete pensarvelo sulle labbra, chiuderle, il naso lasciatelo aperto, se no è un guaio, e a quel punto vedrete che non interromperete più. Non fatelo né qui né da casa, mi raccomando, voi a casa che avete superata, che lì pronto, non andatelo a prenderlo, non fatelo. Però potete immaginare di farlo, provateci la prossima volta che qualcuno vi parla. Fate finta, chiudete adesso la bocca. Fate finta di avere il super attack. Ce l'avete tutti chiusa? Sì. Ce l'avete chiusa? Nessuno ha detto sì. Che brave che siete. E ascoltate in questo modo qui. Ma è un po' un gioco, però vi renderete conto di quanto sia difficile bloccare quella voglia di interrompere, di dire a tutti i costi la nostra. E poi un altro pensiero così che mi piace è immaginare di essere a teatro. A teatro cosa si fa? Si parla? Si commenta? Silenzio perfetto. A teatro ci sono gli attori, sono loro al centro della scena e noi dobbiamo soltanto ascoltarli. Immaginate quando una persona vi parla di essere a teatro e di lasciarla lei al centro del palcoscenico. Poi in realtà nella vita di tutti i giorni, al di là di questi piccoli stratagemmi, può essere utile una bocca chiusa sempre, se no l'altro dopo un po' probabilmente dice ma cosa ti succede, non respiri, c'è qualcosa che non va. Quindi qualche piccola interazione, qualche movimento del capo, qualche sì, ok, anche qualche domanda, perché no? Perché l'altro possa continuare a raccontare quello che sta raccontando, può aiutare, ecco tutto questo. Però davvero provateci un po' come un gioco qualche volta. Mariti, provateci con le mogli. Mogli, provateci con i mariti. Ce n'è per tutti, penso, sicuramente. Quindi Super Attack e il palcoscenico, ricordateveli bene. Un altro motivo profondo per cui interrompiamo è perché specialmente nelle relazioni più, diciamo, assodate, più quotidiane, pensiamo a volte di sapere già quello che l'altro sta per dire. No, basta, ancora una volta mi dice quella cosa lì. Ma non sto parlando soltanto della nonna di 147 anni che ti racconta per la 14ª volta, ma
anche tra partner, con i figli, con i genitori, con gli amici, con i colleghi, no? Può succedere. E allora, anche in quel caso, noi togliamo l'altro dal centro del palcoscenico e gli diciamo sì, va bene, lo so, però, e così lo blocchiamo nel suo esprimere questa cosa qui, e così poi lui però si sente non ascoltato, magari si arrabbia, e poi si fa presto a dire così che le nostre relazioni a volte languono un pochino. Dici, ma però veramente lui... Io so benissimo che lui dirà le stesse identiche cose per l'ennesima volta. Don, guarda che lo so benissimo, anche se lo lascio parlare, lo so benissimo. Però se tu lo lasci parlare, lui o lei rimarranno stupiti. Qualcosa succederà, perché la nostra comunicazione è un circolo, no? Specialmente i nostri rapporti più quotidiani, quelli che abbiamo di più a portata di mano, sono fatti sempre, sono un po' come delle recite, rispecchiano a volte dei copioni, no? Tu dici una cosa e lui ne dice un'altra, e poi tu ne dici un'altra, e poi lui ancora un'altra, è colpa tua, no, è colpa tua, è colpa mia, è colpa tua, e poi tu hai fatto questo, io ho fatto questo, qualcuno sorride, qualcuno annuisce, si vede che a volte può darsi che succeda, e quindi dici, ma guarda che succederà così, ma già se succedeva sempre che tu lo interrompevi e quella volta non lo interrompi, e tu hai già introdotto qualcosa di diverso in quel circolo. E forse lui o lei si sentirà ascoltata in profondità, forse riuscirà a dire cose che tutte le volte che lo interrompevi non riusciva a dire perché non arrivava fino in fondo. E dimostri all'altro, come dire, una grande attenzione, un grande amore. Lasciare esprimere l'altro è proprio un gesto grandissimo di amore, grandissimo, profondissimo, è proprio una carità grandissima. Ci sono persone che piuttosto di trovare qualcuno che lo ascolta davvero, si fanno anche centinaia di chilometri, vanno da quel monaco, da quell'amico, perché sentono proprio il desiderio di dire: ah, io voglio arrivare da quella persona che finalmente, mi ascolta al 100%. E quindi anche il presumere di sapere già tutto ci blocca, no? Un po' nel rapporto con l'altro, perché non gli diamo spazio di esprimersi in modo diverso. Poi ce n'è un'altra che questa è ancora molto, molto gettonata, ecco, di blocchi al nostro ascolto. Non so se vi succede mai che mentre parliamo, mentre qualcuno ci parla, noi pensiamo già alla risposta. Alzi la mano, chi l'ha mai fatto? Chi non alza la mano o non ha capito la domanda? Oppure sta mentendo, oppure ci sta ragionando e tra un po' l'alzerà, perché sono certo che l'abbiamo fatto tutti quanti. Pensiamo a una risposta, no? Per cui l'altro ci parla di un suo problema, se l'altro ci parla di un suo problema, noi che gli vogliamo bene, non siamo preoccupati di dargli una risposta? Io credo di sì, ci viene naturale, no? Ci viene naturale. Fatto sta che quando accade questa cosa qui, noi non siamo più presenti a quello che l'altro dice. Noi non siamo più recettivi. Noi siamo già nella nostra testa, non siamo più ad ascoltare l'altro. Siamo nella nostra testa. Non è una distrazione visibile, ma è una vera e propria distrazione, perché non siamo più di fronte all'altro. Don Alessio, sicuramente è successo anche a te tante volte quello che è successo ad ognuno di noi sacerdoti, che una persona si viene a confidare, ci parla, ci racconta e ci fa anche delle domande, ci dice: ah, reverendo, sa, non so come fare in questa situazione, e perché è successo questo, è successo quest'altro, ma che cosa potrei dire a mio figlio, a mia cognata, a mia nuora, a mio genero? Sono disperato, non ce la faccio, e parla e parla, e noi stiamo ad ascoltare, parla, parla, e noi però nel frattempo ci frulla un po' nella testa anche quello che quando smetterà di parlare cercheremo insomma di dirgli per incoraggiarlo in buona fede, eccetera, eccetera. E alla fine, oh Don Giovanni, grazie di avermi ascoltato, mi sento già meglio. Ah, io quando vengo a parlare con lei
vado sempre via da qui già sollevato e con so già che cosa fare, no? È incredibile questa cosa qui. A volte succede proprio in modo esplicito, in modo totale, in modo disarmante, perché noi è un po' come se quando abbiamo un problema, che cosa facciamo noi di solito? Quando abbiamo il problema, la nostra mente gira intorno a questo problema, ci rimuginiamo, ci pensiamo, ci agitiamo pensando al nostro problema, no? Ci agitiamo e ci ripensiamo, e guarda cosa è successo, che cosa posso fare. Se già ci fermassimo e prendessimo un foglio di carta e cominciassimo a scrivere gli elementi base del problema, sarebbe già diverso. Perché la nostra mente va in modo circolare a volte, piuttosto che in modo lineare, no? Invece se ti metti su un foglio sei costretto a dire il punto di partenza, gli elementi in gioco, eccetera, eccetera. Quindi quando noi ascoltiamo una persona è come se gli mettessimo davanti il nostro foglio bianco e gli dessimo la possibilità di scrivere e di raccontarsi. E mentre si racconta, però, non è perché non è come parlare con se stessi, parlare con un'altra persona, è qualcosa di diverso, perché diventa più oggettivo e poi ti permette, ti costringe e ti permette di essere più chiaro, di chiarirti anche a te quello che pensi, perché per spiegarlo all'altro in qualche modo ti aiuta anche a spiegarlo a te stesso, perché a volte i nostri non sono pensieri soggetto, verbo, complemento, ma sono emozioni che si susseguono in modo incontrollato. E se invece diamo all'altro questo foglio bianco, ecco, l'altro scriverà tutto quanto, ci racconterà, a volte non la finisce più di farlo, vabbè, siamo lì che anche noi ci addormentiamo mentre ci parla, no? Ci può succedere anche quello magari. E allora gli diamo questa possibilità e lui già le cose gli saranno già chiare. Quindi è un grande atto veramente anche chiarificatore l'ascolto, più che la risposta. Più che la risposta, allora molto, molto meglio fare altre domande, non stare proprio muti con super attack per delle ore. A volte sì, a volte invece può essere utile, adeguato, fare ulteriori domande per aiutare l'altro a mettersi ancor di più in chiaro quello che ha nella testa. Non suggerendo, cioè non dicendo all'altro, guarda, sì, ho capito, ti capisco, ho capito che tu in questa situazione sei così e sei cos'ha. Perché se noi lo diciamo in forma affermativa, l'altro potrebbe dire, ma guarda un po', non mi ha ascoltato, non ha capito, e, no, e può succedere, niente di male che non capiamo, ma quanto è più bello invece mostrare all'altro la nostra apertura dicendogli, senti, aspetta un attimo, fammi capire bene, tu stai dicendo che il fatto di invitare, scusate se continuo a fare questi esempi, invitare a cena tua suocera ti dà fastidio perché tutte le volte che viene trova da dire che non hai messo abbastanza rosmarino negli straccetti di pollo, intendevi proprio dire questo? Lui o lei potrà dirti, sì, però intendevo anche che, invece se tu gli dici, ho capito, guarda tu, allora poi l'altro invece si sente non compreso. Se invece gli fai una domanda, chiedendogli di spiegare ancora di più, no? E se non hai capito, glielo poni come domanda, no? Tu intendevi quello, ma allora intendi dire che tutte le volte che viene, ma allora anche se fai gli straccetti di lonza invece che di pollo, ti trova da dire lo stesso, intendi dire proprio questo, ma anche sulla lonza, ma che rompiscatole che è tua suocera, e vabbè, e poi per carità, non è che ci siano dei copioni da seguire, no? Però prediligere le domande piuttosto che le informazioni è sicuramente un bel modo di ascoltare, di dimostrare anche all'altro a un certo punto della conversazione che davvero lo stai capendo o che davvero ci stai provando. Perché l'altro potrebbe anche chiedersi, ma questo qui che da tre quarti d'ora che mi sta ascoltando, ma davvero mi sta ascoltando oppure la sua mente sta vagando e magari sta pensando a tutt'altro? Probabilmente
se ne accorge dal tuo linguaggio non verbale, dalle tue espressioni, dal tuo annuire, però gli dai un'ulteriore conferma di interesse e di ascolto in questo senso. Perché invece noi, a volte, invece che ascoltare così come un foglio bianco col superattack davanti al palcoscenico, preferiamo invece dire qualcosa? Perché spunta, uno dei motivi potrebbe essere che il nostro ego preme dal di dentro e vuole far capire all'altro che siamo intelligenti, insomma, che siamo in gamba, che siamo adeguati alla situazione, che gli forniamo la soluzione giusta. No, ma vuoi mettere? Ma quando un amico ti presenta un problema e tu gli dai la soluzione, ma che soddisfazione, no? Riuscire a dargli questa cosa qui, no? Ci potrebbe essere un po' questo inganno che il nostro ego ce lo presenta come gesto di generosità nei confronti dell'altro, ma in realtà è un gesto egoico, egocentrico, cioè in quel momento ci sentiamo noi un po' importanti al centro piuttosto che lasciare all'altro. C'è il rischio anche nel proporre le soluzioni di far sentire l'altro incapace a trovarsene da solo, perché non è molto più bello quando un bambino viene lì e ti dice nonna, mamma, non sono riuscita a fare questa cosa, aspetta, guarda, devi fare così, e glielo fai te. O non è molto più bello dire ma hai provato magari a mettere questo al posto di quello, proviamo a farlo insieme? La soddisfazione del bambino, il bambino non ha bisogno che la cosa venga fuori, ma ha bisogno che lui l'abbia fatta quella cosa lì, perché è facendo che si impara. Altrimenti, se lo aiuti sempre, lui si confermerà nell'idea di non essere capace a farlo da solo. E questo accade con i bambini, ma questo accade anche tra adulti, perché dentro di noi c'è questo bambino interiore. In ognuno di noi c'è un adulto, c'è un genitore, c'è un bambino. E il bambino a volte ha bisogno di rassicurazione. Magari noi andiamo dall'amico e il nostro bambino avrebbe bisogno della soluzione. Magari il nostro bambino la chiede anche questa soluzione. E quando il bambino chiede la soluzione, tu che cosa devi fare? Devi assecondare il suo bambino oppure devi un po' accarezzare questo bambino e però poi aiutare il suo bambino interiore a trovarla questa cosa, così si sentirà un po' meno un bambino incapace, ma invece un uomo, una persona, un adulto capace di esprimere le sue difficoltà, di non tenersele da sé, no? Come dire, il fatto che andiamo a sfogarci, a raccontare, è l'adulto che deve farlo questo, no? Non il bambino, perché noi siamo adulti ma non siamo perfetti, abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma a volte questa parte adulta si presenta invece con la voce del bambino che dice aiutami, non ce la faccio da solo. Ma sì che ce la puoi fare da solo, o non è detto che ce la farai, o meglio, non lo so se ce la farai. L'altro magari ci chiede, ma ce la farò? E noi cosa gli diciamo? Ma sì che ce la farai, dai, ma sì che ce la farai. Anche quando magari sappiamo che non è detto che ce la farà. Allora non sarebbe più bello, più onesto, ma soprattutto più bello proprio per stabilire una connessione umana tra due adulti più profonda, dire guarda, io non lo so se ce la farai, ma so che starò al tuo fianco, so che voglio che tu sappia che puoi contare su di me, che quando hai bisogno io ci sarò. Questo voglio che tu lo sappia, più che dirti che ce le farai sicuramente o che ho già io la soluzione al tuo punto. A volte poi proponiamo una soluzione anche per un altro motivo, perché non sappiamo, perché ci pesa rimanere nella situazione di disagio emotivo dell'altro. E quando l'altro si esprime nel suo problema, questa cosa ci pesa. Se l'altro veramente si mostra nella sua fragilità, nel suo problema, nella sua difficoltà, questa cosa non è facile da portare.
Non è facile, anche perché in quel gioco della mente e della memoria, soprattutto memoria emotiva, usciranno fuori altre situazioni in cui noi ci saremo trovati in un modo analogo, no? Per cui l'altro ci parla del fatto che gli è successa quella perdita, magari ha perso una persona cara, e mentre ce ne parla, e noi subito andiamo a pensare, quando purtroppo, speriamo di no, ma penso che la vita, no, ci ha messo davanti anche a questo dolore. E allora, specialmente se magari noi non siamo riusciti ancora bene a superarlo, questo dolore, e il fatto che l'altro ce ne parla ci fa stare male. E allora, a volte, noi diamo una risposta incoraggiante, così un po' a buon prezzo, proprio perché non riusciamo a rimanere in quel disagio emotivo nel momento in cui l'altro ci esprime in profondità la sua difficoltà. E non riusciamo a fare come invece riesce a fare Maria in Giovanni 19, nel Vangelo di Giovanni, no? Dice l'Evangelista: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magda. Stavano. Non l'hanno tirato giù dalla croce, forse non gli avranno detto neanche niente. Stavano. E non è facile stare sotto la croce di un altro, un po' perché ci ricorda la nostra croce, un po' perché a volte ci sentiamo quasi responsabili dell'altro, responsabili del suo stato emotivo. Cioè, se lui viene da noi con un disagio, noi ci sentiamo in dovere, responsabili, dover risolvere il suo disagio. Ma non è nostra responsabilità. Ognuno è responsabile dei propri stati interiori e non dobbiamo né pensare di esserlo degli stati interiori degli altri, né pensare noi di addossare a un altro la responsabilità del nostro stato interiore emotivo. Non so se riesco a spiegarmi, no? Quando invece noi chiediamo consciamente o meno all'altro che venga a salvarci da quella situazione. Ognuno ha le sue cose, ha i suoi problemi, le proprie croci, i propri disagi, ma non è solo, non siamo soli. Però ognuno è responsabile dei propri stati interiori e invece a volte ci sentiamo responsabili dello stato interiore dell'altro. E poi diciamo, poi tante volte anche un altro freno all'ascolto profondo, che poi forse in parte ne ho già parlato, è il fatto che a volte diciamo la nostra esperienza. Anche quello è un modo mascherato di non ascolto, nel senso che ci sembra una cosa buona, no? Quando l'altro inizia a raccontarci la sua cosa e subito noi: ah sì, sapessi, anche a me è successa quella cosa lì, ho avuto quella difficoltà, anche io ho avuto quella difficoltà, mi ha picchiato dentro una macchina e mi ha rotto tutto quanto, anche a me è successo un incidente anni fa. Sapessi, sono andato a sciare e ho preso una facciata per terra. Anche a me è successo di aver preso una facciata per terra nel 1947, c'erano ancora gli sci di legno, cominciamo a raccontare. E perché lo facciamo questo? Lo facciamo perché in buona fede, io credo, vogliamo esprimere all'altro il fatto che lo capiamo, no? In fondo credo che vogliamo in buona fede dirgli questo, no? Ma in realtà non è una cosa, cioè se vi è successa questa cosa qui, io credo che avete percepito che in quel momento era come se l'altro non fosse più lì ad ascoltarvi, ma vi voleva lui parlare di qualcosa mentre voi avevate ancora magari bisogno di esprimere quello che vi era successo. Anche perché, sì, potrà essere successo anche a te, ma intanto adesso sono io che te lo sto raccontando, sarei felice se tu mi ascoltassi. E poi anche perché quando l'altro ci parla e ci dice una cosa, sì, magari l'abbiamo vissuta anche noi e questo ci aiuta ad attingere al nostro repertorio emotivo quell'emozione, quindi quello ci mette in comunicazione con l'altro, ci aiuta. Però in realtà poi mica possiamo sapere se è stata la stessa identica cosa. Cioè,
magari la macchina che gli hanno rigato per lui, non so se tra voi alzi la mano chi considera la propria macchina un oggetto che guai, tutte le settimane l'andiamo a lavare, no, è piovuta, l'ho lavata ieri, vabbè, allora non deve più piovere perché l'hai lavata, insomma, ci sono quelle, magari a te è successo, ma a te non te ne fregava niente, lui invece ci è rimasto proprio male perché gli hanno rigato la macchina nuova, oppure hai avuto quel dolore, hai avuto quella perdita, e non è detto che l'altro la viva allo stesso modo di come l'hai vissuta tu. Magari tu hai una rete di relazioni che ti supporta e lui non ce l'ha. Magari tu avevi un rapporto particolare con il tuo caro e lui ce l'aveva in modo diverso. E quindi cosa serve dirgli? Anche a me è successa questa cosa. Cosa serve? Serve soltanto a toglierlo dal centro del palcoscenico quando invece potremmo, ecco, lasciarlo lì. Poi, per carità, specialmente con le persone con le quali abbiamo più confidenza, amici, partner, familiari, quando abbiamo ascoltato in profondità il disagio dell'altro, a volte può essere utile. Però io penso sempre un po' a piccole dosi, no? Giusto per far capire all'altro, oppure per dargli una speranza a volte, da dire, guarda, è successo anche a me per tanti anni, poi sono stato in difficoltà, poi però anche lì potrebbe diventare un modo per uscire un po' da quel disagio. Un esempio bellissimo a questo riguardo è una scena di Inside Out. Alzi la mano chi ha mai visto Inside Out? Inside Out, un film della Pixar. Quindi Inside Out è questo film animato, un cartone animato della Pixar, che racconta la vicenda di Riley, questa bambina, da un particolare punto di vista. Ovvero, tu vedi le scene della sua vita reale, e poi però vedi anche quello che accade nella sua testa. E nella sua testa ci sono questi cinque personaggi particolari, che sono le nostre cinque emozioni fondamentali. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto. E queste cinque emozioni, quindi quando a Riley succede qualcosa, poi vedi che si vede invece dentro cosa succede. Sono queste emozioni che hanno la console per comandare le azioni di Riley, a volte prende in mano rabbia e allora vedi Riley che spacca tutto, a volte prende in mano disgusto, a volte paura, a volte gioia e a volte tristezza. Poi ci sono altri personaggi. Un altro personaggio del film è Bing Bong, un simpatico elefante rosa, amico immaginario di Riley, perché sapete che a volte i bambini hanno questi amici immaginari con i quali si fanno tutti questi film, si raccontano tutte queste cose. Quando era ancora piccola, Riley e Bing Bong, che è l'elefante rosa, anche questo è un sistema per tenerli svegli, Don Alessio, scrivi tutto, poi ti mando la fattura. Quindi avevano il sogno insieme, Riley e l'elefante rosa, di andare sulla Luna con un razzo. Quindi si facevano questi film, si raccontavano, sì, poi prendiamo questo razzo, andiamo. A un certo punto del film però succede una cosa drammatica. Praticamente Riley butta questo razzo nella discarica dei pensieri. Quindi vedi Bing Bong che è triste, perché ha visto che Riley ha buttato nella discarica dei pensieri il razzo. Forse è un po' cresciuta, a volte non ci pensa più di andare sulla Luna con il razzo. E lui non riesce ad impedire che lei butti via questo razzo. E così Bing Bong cade in una tristezza molto profonda. Allora arriva Gioia, anche questo personaggio blu, azzurro, molto simpatico, molto schioppettante, e cerca di tirare su Bing Bong e ci prova con diverse strategie, no? E dice, dai, su, non preoccuparti, andrà tutto bene, dai, però adesso dobbiamo andare perché Riley ha un problema, su, non ci pensare. Ma lui è sempre lì, triste, ramingo, che pensa a questa cosa qui. Allora gli fa il solletico, gli fa le boccacce, gli propone un gioco. Niente. E lui non riesce a farsi una ragione di questa cosa qui. Lei vuole distrarlo da quello che sta provando. Ma lui non riesce a distrarsi.
Non so se ci accade a volte di voler distrarre l'altro che ci racconta qualcosa, gli facciamo la battuta, diciamo una cosa che lo vuol tirare su. Quando una persona è triste, spesso il nostro desiderio in buona fede è quello di farlo uscire dalla sua tristezza, come fa Gioia nei confronti dell'elefante rosa, e siamo disposti a inventarci di tutto. Soprattutto magari quando ci abbiamo di fronte un bambino anche, magari, no? Il bambino è triste, allora gli facciamo la battuta, solletico, lo distraiamo in qualche modo. Con il bambino può anche essere a volte una strategia adeguata e funzionale. Al patto però di non bloccarlo nell'espressione della sua interiorità, della sua emotività, dei suoi sentimenti, perché altrimenti potrà pensare che è sbagliato essere triste magari. Invece le emozioni degli altri, come dire, anche quello è un gran bel modo per ascoltare gli altri, le emozioni degli altri vanno sempre considerate lecite, valide, importanti, c'è proprio un termine tecnico che è la validazione, cioè quando uno prova un'emozione, l'emozione va bene, poi da quell'emozione ci puoi fare tante cose, hai un momento di rabbia, la rabbia va bene, e poi la rabbia può diventare un pugno in faccia, oppure può diventare che ci pensi un attimo, ci ragioni e te ne fai una ragione, no? Per dire, ma l'emozione va sempre accolta. E così Gioia non riesce in nessun modo a sollevare Bing Bong da questa tristezza. E allora a quel punto arriva Tristezza. Tristezza, che è quest'altro personaggio, un po' sempre così, con questa voce molto noiosa, insomma, sempre molto triste, giustamente, Tristezza. E allora le dice, mi spiace Bing Bong che abbiano preso il tuo razzo, ti hanno preso qualcosa che amavi, è sparito per sempre. E Bing Bong si mette a piangere, ancora di più si mette a piangere. E Gioia è allibita, dice, ma Tristezza, cosa fai? Lo fai stare ancora peggio. E però a quel punto succede qualcosa di magico. Succede che Bing Bong si sente capito da Tristezza, che gli ha riformulato i suoi pensieri, glieli ha messi davanti agli occhi in modo ancora più chiaro, in modo ancora più duro in un certo senso, no? Questo razzo è sparito per sempre. Dice, ma è il modo di tirarlo su, dice Gioia. E così Bing Bong a quel punto si sfoga in modo completo e dice, è tutto quello che mi restava di Riley. Con lei abbiamo vissuto avventure fantastiche. E Tristezza ci dà ancora dentro, dice, a Riley sarà piaciuto moltissimo, oh sì, eravamo proprio amici del cuore, e scoppia a piangere, Bing Bong piange, e Gioia è là che non ce la fa più a vedere questa scena. Ma a quel punto accade, ecco, la cosa magica che accade. A quel punto Bing Bong ha versato tutte le lacrime che doveva versare. Si alza sollevato, dice, bene, dai, adesso però andiamo, che abbiamo da fare. E così possono proseguire il loro viaggio. E Gioia, stupita da questa trasformazione inattesa, va da Tristezza e gli dice, come ci sei riuscita? Io ci ho provato in tutti i modi. E Tristezza risponde, non lo so, era triste. Così ho ascoltato quello che aveva da dire. E così, insomma, questo film, guardatelo, è veramente bello perché fa capire veramente come ogni emozione ha un suo compito nella vita, perché la gioia ha un compito bellissimo, no? Cioè gratificare, no? Per le cose che abbiamo, ci fa celebrare le cose belle che ci sono intorno a noi, ma anche la tristezza ha un compito perché ci fa celebrare comunque una cosa che non c'è più e ci fa, insomma, abbiamo bisogno di attraversare anche la tristezza. E quando ascoltiamo però siamo più resti a voler scacciarla subito, questa tristezza, piuttosto che accoglierla. Perché ancora una volta, ripeto, ci fa star male la tristezza dell'altro e vorremmo risollevarlo, no? Com'è bello invece mostrarci proprio impotenti a volte, ma più che impotenti, vicini. È vicini.
Lui ha bisogno di piangere e io accolgo il suo pianto. E una volta mi è successo che degli amici, qualche mese fa, sono venuti al mio ingresso, perché ho cambiato parrocchia da 4 mesi, e quindi questi amici sono, è venuto questo uomo con le 2 sorelle. Avevano perso da poco la mamma. E durante la festa poi l'uomo mi ha portato le 2 sorelle e, indicandomene una, dice: "Don, dille un po' qualcosa, però non è possibile. Io ho pensato di portarla qui così si tirava un po' su", e invece lei ha cominciato a pensare che in un momento così bello poteva esserci anche la mamma e si è messa a piangere. "Dille un po' qualcosa". "Ma che cosa devi dire?" Lei in quel momento aveva bisogno di piangere, aveva bisogno di esternare così la sua tristezza. Se invece tu gli dici: "Ma no, non devi piangere", no? Quante volte noi in buona fede diciamo all'altro: "Ma no, dai, non dovresti essere triste, dai, pensa a tutte le cose belle". "Ma certo che ci penso, ma adesso ho bisogno di pensare a quello che non ho più. E poi ripenserò, avrò tutta la vita, ma in questo momento ho questo bisogno". E noi ci stiamo male in tutto questo. Ci stiamo male perché a volte un altro elemento così che blocca l'ascolto è il giudizio anche. Il giudizio verso noi stessi, prima di tutto. Il giudizio verso noi stessi quando proviamo certe cose e non ci diamo il permesso di provarle. E a volte giudichiamo noi stessi, magari, quando proviamo quell'emozione, quando siamo tristi ma pensiamo che dovremmo essere felici, quando siamo arrabbiati ma pensiamo che invece dovremmo essere grati. E noi giudichiamo noi stessi in quel momento, piuttosto che accogliere a cuore aperto tutto quello che dal di dentro, no, la vita ci fa provare, ci fa sperimentare, per dargli un nome, per capire i motivi profondi, per capire quali sono i bisogni profondi che ci sono dietro a tutto questo. E allora noi tante volte noi non riusciamo ad ascoltare bene l'altro, perché non siamo capaci di ascoltare bene noi stessi. Perché anche quella è un grande regalo che possiamo fare a noi stessi, ascoltarci più in profondità. E questa è un po' l'ultima cosa che voglio dirvi questa sera. Sperimentate quanto è bello ascoltare voi stessi, quanto è bello ascoltare noi stessi, quanto è bello fermarci quando siamo stanchi e dirci: "Sono stanco". Invece no, non dobbiamo essere stanchi perché dobbiamo fare mille cose, no, non posso permettermi e devo andare a prendere i bambini, fare questo, lavorare, produrre, fare, cucinare, lavare la macchina, quella di prima, e devo fare tutte queste cose. No, sei stanco? Fermati in quel momento e di' a te stesso: "Come sono stanco. In questo momento vorrei essere su una spiaggia oppure su una montagna a sciare, piuttosto che dover essere qui". Ascoltare se stessi vuol dire darsi il permesso di provare quello che proviamo. Perché quello che proviamo non è mai sbagliato. Non è mai sbagliato, perché quello che proviamo proviene sempre da un nostro bisogno profondo. Se invece lo accantoniamo con quella sensazione anche il nostro bisogno. Ci avremo bisogno di riposarci ogni tanto? Certo che ne abbiamo bisogno. E no, 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 non posso, non posso, non posso. Allora piuttosto in quel momento fermati e ditti: "Guarda, 30 secondi, come vorrei riposarmi, però in questo momento non riesco. Però, Don Giovanni, ti faccio una promessa. Chiamerò quella persona e le dirò che non potrò vederla, sposterò quella riunione e non andrò a fare quella cosa, mi prenderò quella mezz'ora appena riesco e mi riposerò, perché altrimenti poi arriva il momento, no, che scoppiamo e che esplodiamo". Allora un po' l'ultimo messaggio che vorrei darvi
che è soltanto accennato, abbisognerebbe ancora di un'altra ora per entrarci un po' più in profondità. Proviamo ad ascoltare di più noi stessi, la nostra gioia, la nostra tristezza, la nostra rabbia, la nostra delusione, la nostra frustrazione, e senza giudicarle, perché poi alla fine ascoltare veramente l'altro in profondità significa proprio accoglierlo così com'è, che non significa che se ci dice che ha ammazzato una persona, noi diremo: guarda, anche io l'avrei ammazzato, dimmi che ti do una mano a seppellire il corpo e rimuoviamo le prove, no? Magari se ti dici: guarda, quella persona l'ammazzerei, capisco che stai soffrendo in modo tale che quella persona l'ammazzeresti, lo capisco. Questa cosa qui depotenzia i pensieri negativi di omicidio. Non li potenzia, li depotenzia. Non proponetegli anche i modi con cui magari potrete occultare il cadavere, però ditegli: guarda, lo capisco che in quella situazione tu ti senti così, però possiamo fare qualcosa insieme, parliamone e magari insieme si trova una soluzione. Grazie di avermi ascoltato. Grazie, grazie.